un vero peccato, pari e rimpianti, il veleno all'ultimo respiro dopo primo tempo complicato. Con la Torres finisce 2-2, approccio sbagliato, Pescara spaurito, sotto ritmo, coraggioso invece nella ripresa, il merito di non disunirsi e nel contempo di ribaltarla. Pari di Ferraris, subentrato a Bentivegna e al primo gol tra i professionisti, sorpasso al minuto 90 di Cangiano, destro a giro di rara bellezza, una meraviglia. Sembra fatta, ma al 95esimo arriva il pareggio di Masala, completamente dimenticato da Brosco e compagni. Nella circostanza biancazzurri troppo passivi sul cross, che non doveva partire, di Brentan. Torres forte, collaudata, attaccanti rapidi e veloci, ottimo l'incipit dei sardi, biancazzurri bloccati, tanti errori tecnici, reparti lunghi, diverse occasioni concesse in pochi minuti. I maggiori pericoli nascono a sinistra. Guiebre crea da subito insidie di una certa consistenza. Plizzari determinante, specie sul colpo di testa di Fischnaller destinato in fondo al sacco. Poi il Pescara si riorganizza. Manca il secondo giallo per l'esperto difensore ospite Antonelli. Insufficiente la condotta dell'arbitro Vogliacco della sezione di Bari. Intervento da Tergo in ritardo su Vergani che si conferma in crescita. Siamo al 26esimo. In questa fase c'è più equilibrio. Purtuttavia da una palla recuperata in pressione alta e subito persa, la Torres costruisce una ripartenza ficcante, soprattutto letale, che sorprende i biancazzurri. Azione d'applausi, ma il Pescara avrebbe dovuto difendere meglio. Brosco non mantiene la posizione, va a chiudere sbagliando su Fischnaller che innesca Zambataro. Inserimento dell'ex Lecco ed assist finalizzato da Capitan Scotto. Non immune lo stesso Pellacani, in ritardo e fuori posizione. Ripresa di ben altro tenore, atteggiamento diverso, Pescara più corto, aggressivo e coraggioso. La Torres invece smette di giocare. Il tecnico Alfonso Greco toglie gradualmente tutti gli attaccanti, inserisce Masala che prende in consegna Lonardi, subentrato o squizzato. Per contro a centrocampo D'Agasso cambia marcia, i biancazzurri la ribaltano. Vergani mette lo zampino nei due gol. L'ex Inter pare davvero sulla strada giusta. Rimonta, sorpasso e beffa finale con un pizzico di attenzione, 2-2 assolutamente evitabile al minuto 95. Un vero peccato, ma la squadra ha già un'anima, quel che più conta.